Avevo detto ieri in conferenza, abbiamo avuto una settimana complicata. Purtroppo dopo la gara di Ascoli siamo usciti veramente malconci. Tanti giocatori infortunati, qualcuno l'ho recuperato alla fine, quindi di conseguenza questa è l'unica partita dove non ti puoi permettere di scendere in campo non al 100%. Il gol preso subito a freddo su una situazione imbarazzante naturalmente ha fatto il resto e poi rimanere in 10 ha complicato ulteriormente i piani. Quindi niente da dire, sconfitta meritatissima, raccogliamo i cocci e cercheremo da martedì in poi di riprendere innanzitutto un po' di infortunati e poi di aggiustare un po' di cose. E mister, colazione proprio lì che alla fine è stata decisiva perché l'ha messa subito su un binario la partita. Cos'è successo? Forse si aspettavano che Cittadella si fermasse perché Vita era a terra, nessuno ci ha creduto che Dio la tenesse buona, viva. C'è stato questo contrasto, naturalmente un giocatore di Cittadella è rimasto a terra e non ci siamo fermati. O comunque pensavamo che poi Cittadella l'avrebbe buttata fuori e invece noi dobbiamo pensare a giocare perché la palla era in gioco e naturalmente, ripeto, questo ha condizionato perché dopo 2 minuti vai sotto, la metti ancora di più nel miglior modo sul piano loro più congeniale e di conseguenza per me è diventato tutto molto molto complicato e naturalmente dopo l'espulsione di Balsania è diventato quasi impossibile recuperare, anche se abbiamo avuto qualche momento in cui ci siamo accesi, ma sono stati rarissimi perché poi in 10 è diventato, ripeto, molto molto difficile. Sì, ma Cittadella lo conosciamo molto bene, quindi la partita è stata preparata come andava preparata e purtroppo l'interpretazione non è stata come doveva essere, ripeto, quando contro questo Cittadella non sei al 110%, purtroppo è una squadra che non ti fa respirare, è una squadra che è tosta, arriva sempre prima sulle seconde palle e di conseguenza, ripeto, noi abbiamo giocato lunedì e siamo usciti molto molto malconci da quella sfida, da una sfida importante, qualcuno non l'ho potuto utilizzare come Castagnetti che ha avuto un problema negli ultimi minuti della gara con l'Ascoli e di conseguenza ho dovuto comunque cambiare un po' di uomini, abbiamo perso Clayton, quindi questo oggi comunque contro questa squadra l'abbiamo pagato. Guarda, io sono abituato ad assumere le responsabilità perché faccio le scelte, metto i giocatori in campo e quindi se un calciatore non riesce a dare quello che può dare vuol dire che non sono stato in grado di metterli nelle condizioni o di non trasmettere quello che era il tipo di partita, quindi sono abituato così, Ivan. Non ti riesce niente, perché anche il primo tempo, anche in parità numerica, abbiamo sbagliato tantissimi appoggi semplici, cioè neanche con l'avversario che comunque ci stesse pressando. E questo denota mancanza di tranquillità e sentiamo l'importanza di queste gare, che naturalmente non possiamo sbagliare. E poi anche i due campi, comunque c'era tanta qualità in campo, non è che puoi dire che non ci fosse qualità in mezzo al campo. Le idee le abbiamo, le cose le proviamo, sappiamo quello che dobbiamo fare, a volte ci riesce tutto e ci sono gare dove non ci riesce niente, oggi è una di queste. Fai comunque una partita del genere, cosa avresti detto? Mister, perché hai cambiato sistema di gioco? No? Quindi abbiamo un difensore che è Ravanelli, che è sempre fatto ottime prestazioni da quando è stato impiegato, perché Terranova noi non l'abbiamo mai avuto quest'anno, è stato il giocatore che l'ha sostituito in tutte le partite che ha fatto, è sempre stato impeccabile, così come lo è stato oggi, ragazzi. Cavanelli ha fatto una grande partita.